150 anni delle Capitanerie di Porto, cerimonia ieri pomeriggio a Torre di Ligny per celebrare l'anniversario della fondazione del corpo. Ancora furti al Pala Virtus, ancora ladri in azione nella palestra del quartiere di Fontanelle, rubati computer, amplificatori e cavi. Preoccupazione per l'aeroporto, continua a tenere banco la questione dell'accordo di co-marketing per lo scalo di Birgi. Presa di posizione del presidente di Confindustria, Gregory Bongiorno, e del sindaco delega di Giuseppe Pagotto. Tre discariche e degrado, ancora segnalazione da parte dei nostri telespettatori di aree in stato di abbandono piene di rifiuti. Bagno di folla, presentati ieri pomeriggio i primi due arrivi in casa pallacanestro Trapani, Massimo Chessa e Claudio Tommasini, Trapani Calcio vicinissimo ad Ernesto Torregrossa. Trapani, politica in alto mare, nella seconda edizione del nostro notiziario ci occuperemo della politica trapanese che sta attraversando giorni difficili, dalle spese pazze all'ARS allo scandalo Tutino, in tanti non hanno motivo di sorridere tra i deputati regionali e non solo. Buongiorno a tutti e benvenuti alla prima edizione di TG Sud, come sempre dopo i titoli una breve pausa e poi rientriamo in studio con tutte le notizie. La Tafimi Segesta Festival Dionisiachi 2015, dal 24 luglio al 12 settembre. Info su calatafimisegestafestival.it. Celebrati ieri con una cerimonia a Torre Ligny i 150 anni dell'anniversario della fondazione del Corpo delle Capitanerie di Porto. Il servizio. Quest'anno la Direzione Marittima della Sicilia Occidentale ha individuato la sede di Trapani per lo svolgimento della cerimonia celebrativa dell'evento. L'iniziativa si è tenuta nel tardo pomeriggio nella suggestiva location di Torre di Ligny alla presenza di diverse autorità. Sono molto contento di questa scelta. Questo corridoio che ci porta verso la torre è molto bella, proprio mi è parso come una passerella di quello che rappresenta il legame di tutti gli aspetti amministrativi tipici proprio della Capitaneria di Porto, la gestione del porto, ma poi la proiezione verso il mare, la componente della Guardia Costiera con tutte le sue manifestazioni, soprattutto quello che è la salvaguardia della vita umana in mare e quindi lo sforzo che sta facendo in questi ultimi tempi la Guardia Costiera per quanto riguarda i migranti. Il ruolo della Guardia Costiera che abbiamo appena sentito è questo, ma proiettato, voglio dire, in una stagione nel balneare, perché ci sono delle esigenze stagionali d'inverno, sì, magari pescatori, d'estate avere la vita di chi va per mare per diporto. È una delle componenti che ci vede protagonista soprattutto nel periodo estivo, la tutela del bagnante, della sicurezza della navigazione in relazione a quello che è la frequenza dell'utenza nelle varie spiagge, ma è una delle tante componenti che noi ogni anno amministriamo. Sicuramente questo è un periodo delicato e particolare, ma ho avuto già una fase preparatoria nei periodi infernali, abbiamo parlato con molte scolaresche per quanto riguarda l'approccio al mare, un approccio deve essere consapevole di chi non affronta il mare in maniera avventurosa. Il mare è un elemento che deve essere trattato con tanta tranquillità, ma nello stesso tempo con una capacità di saper affrontare tutto quello che può nascondere di insidioso, soprattutto quando ci sono delle condizioni meteo marine sfavorevoli. Il neoassessore regionale alla salute Baldo Gucciardi ha disposto un'ispezione nelle ASP siciliane per verificare l'operato dei manager, la gestione degli appalti e il rispetto delle direttive del governo regionale. La sanità siciliana, ha dichiarato il neoassessore alla salute Baldo Gucciardi, oggi più che mai ha bisogno di un supplemento di rigore, trasparenza e chiarezza. Ennesimo furto ai danni della palestra Pala Virtus, sita nel quartiere Fontanelle. Ascoltiamo l'intervista all'istruttrice della Virtus Trapani, Maria Grazia Savagna.
hanno rubato le casse, il mixer, i microfoni, una casetta degli attrezzi, il computer, insomma tutte le apparecchiature tecnologiche che avevamo qua dentro, tra l'altro nuove perché le avevamo acquistate quest'anno. Questo vi ha creato dei problemi sicuramente per la gestione dell'animazione di questi giorni? Sicuramente sì, perché noi di queste cose ne facciamo uso proprio quotidiano, infatti la scuola ci sta aiutando un pochino perché siamo in una situazione di emergenza, però voglio dire una cosa, che noi ci stiamo adoperando per cercare di fare il possibile per mettere dei sistemi di sorveglianza, di videosorveglianza, comunque dei sistemi di sicurezza che in qualche modo ci tutelino, perché è peccato questa realtà sia invernale che estiva che si è venuta a creare in questo posto e poi insomma buttare tutto al vento per 4-5 persone che magari non sanno tenere le mani a posto, ecco. Ancora azioni a contrasto all'illegalità nel commerciale a cura della Polizia Municipale di Trapani. Vediamo. Nella mattinata di oggi un'attività situata in piazza Vittorio Emanuele è stata chiusa a seguito di un controllo amministrativo da parte degli agenti della Polizia Municipale di Trapani. Il titolare dell'esercizio era sprovvisto di scia alla segnalazione certificata di inizio attività, autorizzazione amministrativa, volture per le autorizzazioni sanitarie e occupava abusivamente suolo pubblico. Un altro intervento è stato effettuato a Loco Grande, dove una locazione turistica esercitava abusivamente attività di B&B senza la necessaria autorizzazione. L'attività del Corpo di Polizia Municipale non è solo repressiva. È da tempo, ha spiegato il comandante Biagio De Lio, che abbiamo intrapreso un dialogo fattivo con gli operatori commerciali per fare capire l'importanza del rispetto delle regole e della legalità. Una strategia che sta avendo i suoi risultati, come evidenziato da De Lio. Ma è anche vero, ha concluso il comandante della Polizia Municipale di Trapani, che alcuni operatori si ostinano a perseguire azioni che nulla hanno a che fare con la legittima e regolare concorrenza commerciale. E andiamo avanti con i servizi. Si prospettano problemi d'acqua nei prossimi giorni a Trapani a causa dell'ennesimo furto di cavi di rame nell'impianto di Bresciano. Ma vediamo i dettagli nel servizio. Nelle prossime ore nel territorio del comune di Trapani si avranno disagi nell'erogazione idrica a causa dei nuovi furti di rame avvenuti questa notte all'impianto di Bresciana. Si prospettano problemi nella distribuzione, oltre che in città, anche nelle frazioni sud, ovvero Rilievo Guarrato, Fontana Salsa, Pietre Tagliate, Palma, Salina Grande e Marausa, dove l'erogazione è stata sospesa stamattina, così come per l'isola di Favignana. L'erogazione idrica sarà invece regolare nelle frazioni nord di Trapani. È possibile richiedere il servizio autobotti del comune chiamando i numeri 0923 590 622 e 0923 590 364. Mattarella, Trapani. E riprendiamo il nostro notiziario. Si terrà questa sera alle 21 presso il Teatro Nino Croce il concerto inaugurale per la celebrazione del 60° anniversario dell'autonomia del comune di Valderice, seguito dall'orchestra da camera La Dominante, composta prevalentemente da musicisti trapanesi e diretta dal maestro Gaetano Coppola. Saranno eseguiti diversi brani per celebrare i 60 anni di autonomia del comune di Valderice, avendo a riferimento il discorso pronunciato da Vincenzo Badalucco, primo sindaco di Valderice, nella seduta del Consiglio Comunale del 14 giugno del 1956. E adesso torniamo ad occuparci della situazione dell'accordo di co-marketing a sostegno dello scalo di Birgi. Il presidente di Confindustria Trapani, Gregori Buongiorno, ha espresso grande preoccupazione per la situazione dello scalo. Il servizio. Il rischio che Ryanair abbandoni l'aeroporto di Birgi, vanificando tutti gli sforzi e gli investimenti che negli ultimi anni sono stati fatti sul settore turistico, come evidenziato dal presidente di Confindustria Trapani, Gregori Buongiorno. Infatti,
i ritardati pagamenti da parte dei comuni che hanno tra l'altro provocato le dimissioni da coordinatore del co-marketing da parte del presidente Pino Pace rischiano di compromettere definitivamente il rapporto con Ryanair con tutte le conseguenze del caso. Altra questione su di cui si è soffermato Buongiorno riguarda le somme destinate al territorio della provincia di Trapani per compensare i danni derivanti dalla crisi libica che andrebbero ripartiti fra Airgest e Comuni. Al riguardo, nel corso dell'ultima assemblea del distretto turistico Sicilia Occidentale, i sindaci presenti hanno chiesto al presidente di Confindustria di farsi promotore di un incontro urgente con il commissario del Libero Consorzio Comunale, l'ex provincia di Trapani per intendersi, per formulare assieme delle proposte sull'utilizzo produttivo di tali somme. Sulla vicenda del co-marketing si registra anche la presa di posizione del sindaco del Lega di Pepe Pagotto, che ha espresso preoccupazione relativamente al futuro dello scalo aereo Vincenzo Florio di Birgi in seguito alle dimissioni del presidente della Camera di Commercio di Trapani Pino Pace dal ruolo di coordinatore dell'accordo di co-marketing sottoscritto con la società Airport Marketing Service Limited che gestisce il marketing di Ryanair. Il primo cittadino dell'Egadi ha ribadito la necessità di onorare gli impegni assunti, augurandosi che si possa trovare quanto prima una soluzione per superare l'emergenza, in attesa che assieme agli altri enti coinvolti e interessati della questione, Regione, Libero Consorzio in primis, si possa risolvere tutto definitivamente senza rischiare di perdere le tratte e gli assetti della compagnia, con conseguenze non prevedibili e sicuramente molto negative per l'economia di tutto il territorio. E adesso cambiamo argomento. Ancora spazzatura abbandonata lungo le strade e di servizi segnalati dai nostri telespettatori. Vediamo. Contrada Linciasa, territorio di Valderice. Una discarica a cielo aperto. Abbiamo ascoltato un residente. In un paradiso come Valderice, che è la, per me una delle zone più belle della provincia di Trapani, vedere passare da questa strada e vedere tutta questa spazzatura buttata così da mesi, perché è almeno 3 mesi che questa situazione va avanti. Ma il problema, a parte il comune, il problema è delle persone che sono incivili, che non hanno appartenenza del territorio, perché sono convinto che noi non amiamo la nostra terra. Io sono orgoglioso di essere polentone. È una provocazione la tua? È una grande provocazione. Non abbiamo appartenenza alla nostra, noi non amiamo la nostra terra. Ecco, diciamo pure che esiste al comune di Valderice, così come in altri comuni, un servizio che viene a ritirare sfabbricidi e quant'altro. Buttarli così per strada credo che sia veramente una cosa ignobile. Ma io per certo, perché c'è stata una persona che abita qua, che adesso è qua, insomma, che ha detto che qua passano per togliere la spazzatura ai giorni stabiliti. Però ora capisco che non è competenza di chi passa per la spazzatura, però vedendo questi gabinetti, questo schifo, dico, ma una segnalazione non la fa nessuno. Perché è impossibile che da qua che non passa un vigile urbano, che non è mai passato in questa strada un assessore, che il sindaco non ne sa niente. Ora ribadisco che il problema principalmente non è il comune, ma dopo 3 mesi comincia a essere un problema del comune. Perché principalmente siamo noi che siamo veramente incivili. Eccolo qua. Allora parlo con te, che hai buttato questo, sappi che hai buttato la cosa più bella di te stesso. Vergognati. Ancora Valderice, contrada Sant'Anna. Un muro crollato da parecchi giorni rende pericoloso il transito sulla via Adua. I residenti chiedono che venga almeno temporaneamente transennato. E infine San Vitolo Capo, via Piersanti Mattarella, altrimenti conosciuta come la vecchia strada delle vacche. Un telespettatore ci invia delle foto per segnalarci un marciapiede dissestato e pericoloso per il transito pedonale.
Stasera alle 19 presso il chiostro del convento del Carmine a Marsala, nell'ambito della rassegna Marsala Incontra, Nino Di Matteo presenta il libro Collusi, un saggio in cui il giornalista Salvo Palazzolo raccoglie le riflessioni e le testimonianze dirette di Nino Di Matteo, magistrato da anni in prima linea nella lotta alla mafia. Nell'ambito della presentazione di stasera, introdotta dal saluto istituzionale del sindaco di Marsala Alberto Di Girolamo, Nino Di Matteo dialogherà con il giornalista Vincenzo Figlioli e con il sostituto procuratore Giulia D'Alessandro. Si è conclusa a San Vito Lo Capo la 7ª edizione del Sicilia Ambiente Documentary Film Festival. Vediamo. Un'edizione ricca di iniziative di pubblico, un successo per San Vito Lo Capo, da sempre terra ospitante del festival, ma anche per i tanti che si sono adoperati per il buon esito dell'iniziativa. Il festival è stato realizzato con il contributo della Regione Siciliana, assessorato Turismo, Sport e Spettacolo, Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo, Sicilia Film Commission, è promosso dal Comune di San Vito Lo Capo, dalla Demetra Produzioni e dall'Associazione Culturale Cantiere 7. Tra le categorie in gara vi era la sezione documentari, cortometraggi, animazioni e corti mobili, diversi premi assegnati per ogni categoria, da una giuria d'eccezione composta da professionisti del settore cinematografico e non solo. Grande soddisfazione per l'esito di questa nuova edizione è stata espressa dal direttore artistico Antonio Bellia. Questa sera alle 21.30 in via Venza, sempre a San Vito Lo Capo, ospite di libri, autori e bugambille, Giacomo Di Girolamo. Lo scrittore, collaboratore di Repubblica del Sole 24 Ore, presenta il suo ultimo libro, Dormono sulla collina, uno spoon river degli ultimi 40 anni di storia italiana. L'incontro è curato da Giacomo Pilati. Da domani invece fino a venerdì sarà possibile visitare all'interno del Museo Torre di Ligny a Trapani gioielli di Giuffè, gioielli realizzati con tessere di tela dipinte a mano, ricamate con argento dorato o rodiato, illuminati da Swarovski e impreziositi da gemme. L'evento è organizzato da Josafat nella persona di Alessandra Versa in collaborazione con Torre di Ligny. E adesso un breve stacco pubblicitario, poi rientriamo con la nostra pagina sportiva. Con il basket, ieri pomeriggio sono stati presentati alla stampa i due nuovi giocatori della Pallacanestro Trapani, Massimo Chessa e Claudio Tommasini. Il servizio. Un vero e proprio bagno di folla ieri allo stabilimento balneare Isla Blanca, dove i tifosi hanno dato il benvenuto ai due nuovi arrivati in casa Pallacanestro Trapani, Massimo Chessa e Claudio Tommasini, presentati ufficialmente a stampa e sostenitori dall'amministratore delegato Giulio Trovato, dal coach Ugo Ducarello e dal team manager Nicola Basciano. Il primo impatto qui com'è? Il primo impatto è stato ottimo, comunque sono arrivato ieri, oggi ho goduto un po' del mare della Sicilia. Il primo impatto veramente bello, penso che ci sia tanto entusiasmo come da noi, quindi credo che sia la cosa fondamentale per iniziare una grande stagione. Sembrano uguali. Che tappa hai Trapani per la tua carriera? Ma una tappa molto importante, comunque vengo da un anno e mezzo dove non ho giocato tantissimo, gli ultimi mesi veramente poco, quindi sicuramente è una tappa molto importante. Quindi ti aspetti? Ma sicuramente di giocare, quello sicuramente, però di fare anche un'ultima stagione, perché comunque vedo che c'è tanto entusiasmo qui in questa città, quindi è la cosa fondamentale. Io vengo da Sassari dove l'entusiasmo comunque è alla base e la società comunque è cresciuta tanto insieme al pubblico, alla città, e penso che a Trapani si possa fare la stessa cosa. Senti, quando ha squillato il telefono ti hanno detto Trapani, perché ci hai pensato e poi hai detto sì? Ma perché c'era Ugo, comunque lo conoscevo già, non mi ha mai allenato, però l'ho conosciuto negli anni di Sassari d'estate, quindi c'è Ugo, quindi mi ha chiamato, mi ha detto guarda ti voglio, e è stata la prima volta che comunque un allenatore mi ha detto ti voglio, è stato così diretto, quindi sicuramente penso sia la cosa fondamentale. Beh, la prima è quasi obbligatoria sul perché tu abbia accettato Trapani, che cosa ti ha spinto quando ha squillato il telefono e ti hanno detto Trapani a dir sì? Beh, sicuramente aver parlato con i miei genitori, con il mio procuratore, poi ho avuto la fortuna di conoscere tante persone che per un motivo o per l'altro sono passate per Trapani, sono rimaste innamorate della città. In più il progetto si sa che è un progetto ambizioso, con gente seria che molti conosco dall'avventura che avevo fatto a Torino 3 anni fa,
quindi ero dall'inizio molto carico per optare verso Trapani. La pallacanestro, come la vita, spesso è un fatto di odori, di intuizioni, quindi il primo impatto comunque qualcosa dice. Che ti dice il primo impatto con Trapani? Mi dice che è una città dove si respira il basket, dove la gente è vicina alla squadra, ha bisogno sicuramente di una squadra che gli faccia divertire, che metta tanto in campo, e penso che quest'anno con i giocatori che abbiamo ci possa fare molto bene. E adesso passiamo al calcio. Calcio mercato in fermento e Trapani sempre più attivo. Le ultime novità nel servizio di Nino Maltese. Trapani letteralmente indiavolato nel mercato. Dopo gli arrivi eccellenti delle ultime settimane, Nicolas, Fazio e Sodigna su tutti, il direttore sportivo Daniele Faggiano è pronto a piazzare un altro colpo da 90. Il Trapani infatti vicinissimo alla chiusura dell'affare legato all'arrivo dell'attaccante Ernesto Torregrossa dal Verona. Stando ad indiscrezioni, mancherebbero solo le firme e l'ufficialità potrebbe arrivare nel pomeriggio. Torregrossa arriverebbe in prestito e andrebbe a rinforzare un attacco già di buon livello e sarebbe l'ennesimo colpo di un mercato finora coi fiocchi. Mentre invece pare sia saltata la trattativa con il trequartista della Fiorentina classe 1997 Simone Minelli. E il Trapani fa registrare anche un movimento in uscita. Il terzino sinistro Giacomo Corduas, che vantava ancora un anno di contratto, si trasferirà infatti in prestito all'Ischia dopo l'esperienza al Monza. Un'ultima notizia che era già nell'aria, ufficializzata questa mattina dalla società granata. Ciccio Di Gaetano è infatti il nuovo allenatore della primavera del Trapani Calcio e prende il posto di Gigi Garzia, passato alla FIGC. Un legame che va avanti dal 2009 e che si era interrotto a marzo con l'esonero di Boscaglia. Ancora calcio, primo colpo di mercato per il Mazara. La società infatti ha comunicato di aver perfezionato l'acquisto dell'ex giocatore del Marsala 1912 Salvatore Maltese. Poderoso difensore centrale con il vizio del gol, l'anno scorso è stato asse portante del Marsala, contribuendo con le sue 30 presenze e 5 gol alla vittoria del campionato. Inoltre il Mazara venerdì alle 11 presso il Collegio dei Gesuiti Sala La Bruna, alla presenza del sindaco e dell'intera amministrazione comunale, presenterà la stagione sportiva giallo-blu 2015-2016. Si svolgerà invece giovedì sera a partire dalle 21.30 presso il circuito Chinisia a Rilievo una serata dedicata a musica e motori. Durante l'evento organizzato in collaborazione con il gruppo Moto e Pieghe Trapani Bikers si svolgeranno esibizioni di moto, pit bike, scooter, quad, drifting, formula e kart. E chiudiamo con gli appuntamenti su Telesud. Questa sera alle 21 andrà in onda Seconda Repubblica. Il nostro direttore Rocco Giacomazzi interviste i sindaci di Custonaci e delle Ega di Giuseppe Bica e Giuseppe Pagotto. Mentre alle 23 trasmetteremo Salus, trasmissione condotta e trasmissione dedicata alla salute. Con questo è tutto, ma rimanete lì perché dopo la pubblicità ritorniamo qui in diretta con la nostra seconda edizione.